come essere o sembrare davvero più giovani. Sono Martina Bindi, per chi non mi conosce, da 35 anni esperta beauty, e in questi anni ho aiutato davvero tante donne a vedersi e sentirsi nuovamente meglio. Vorrei dirvi che esiste un segreto, un trucco, un taglio di capelli, un restyling, un cambio di immagine che davvero ci fa sembrare più giovani, ma io non voglio sembrare più giovane, voglio invecchiare più tardi, voglio invecchiare bene. Cerco un invecchiamento di successo, quindi voglio davvero rimanere giovane più a lungo, non sembrare. Esistono alcune tecniche di massaggio, di allenamento, che vanno a lavorare, se hai visto alcuni miei video, su il tessuto connettivo, sulla fascia, e devo dire che davvero ci fanno rimanere giovani più a lungo. Ma non voglio parlartene solo io. Oggi voglio condividere con voi questa meravigliosa intervista che ho fatto io personalmente al dottor Antonio Luise, medico, fisiatra, osteopata e specializzato in medicine complementari. Buona visione! Ciao ragazzi, oggi sono qui insieme al dottor Antonio Luise, che è stato il mio primo insegnante, il più importante insegnante nella mia formazione in tecniche connettivali, fasciali, articolari, quindi è stato quello che mi ha portato poi ad amare anche l'argomento fasce. Il dottor Antonio è fisiatra, è medico, fisiatra, osteopata, specializzato in medicine complementari e, esattamente come me, un affamato di conoscenza, di studio, di sperimentazione. Quindi ho proprio piacere di condividere con voi quello che lui ha fatto con me, non solo come allieva, ma poi anche come paziente. E stasera lo sfonderemo di domande. Ciao Martina. Buonasera. Ciao Antonio. Buonasera a tutti, grazie di questa bellissima Sarò poco riverente, lo conosco da 25 anni, non mi viene a dire il dottor Luise. Quindi Antonio, ho preparato per te delle domande che soprattutto conoscendo un po' la mia community possono essere davvero utili per loro. La prima cosa, no, quando si parla di osteopatia, ma cos'è? Spiegate proprio in poche parole semplici l'osteopatia. Allora, la parola osteopatia è una parola che è un po' fuorviante, perché potrebbe, ci significa proprio etimologicamente, patologia dell'osso, ma in realtà l'osteopatia non è questo, è che è partita con uno studio dell'apparato osteoarticolare. Questo ancora nell'Ottocento. Osso articolare, le ossa e le articolazioni. Esatto, ma questo ancora nell'Ottocento. Ma poi in realtà il termine è rimasto così artigianalmente, ma nel tempo il termine più corretto, che noi abbiamo poi ampliato sempre di più, è quello di medicina osteopatica. Ma ancora non è sufficiente, perché medicina osteopatica potrebbe significare sempre medicina che riguarda la patologia. Ma a lui a cosa serve? A cosa serve l'osteopatia? Cioè, allora, l'osteopatia è una delle discipline olistiche più omnicomprensive, perché ha una sua componente craniale, viscerale, cioè in realtà riguarda tutto il corpo. Siccome noi ricerchiamo, penso che anche tu abbia fatto queste ricerche in tanti anni, noi ricerchiamo l'equilibrio. In realtà la medicina ufficiale, o comunque le medicine un po' troppo indirizzate, troppo mirate, non vanno a ricercare un equilibrio, ma vanno a sopprimere dei sintomi o delle situazioni, facendoci perdere di vista quello che è l'equilibrio. Per fare un esempio, scusa se ti interrompo Antonio, ragazze, è ad esempio, non so, ho mal di pancia, prendo qualcosa per il mal di pancia, ma non vado a fare una ricerca dell'insieme, cioè da cosa nasce questo squilibrio. Il perché un mal di pancia, cioè il mal di pancia è un segnale, come un segnale la cefalea. Ecco, prendiamo la cefalea, la cefalea è l'esempio più classico. Esistono in Italia i centri per la cefalea, per la cura della cefalea. In realtà sono centri che non curano i motivi veri di una cefalea. Le cefalee primarie, che sono quasi l'80% delle cefalee conosciute, non quelle secondarie ad una causa conosciuta, sono quelle di cui soffrono la maggior parte delle donne, ma hanno cause diverse, hanno cause energetiche, cause viscerali, cause non note alla medicina ufficiale, ma soprattutto cause di tipo energetico, è molto legato all'equilibrio fra orto e para. Se vuoi magari spiegare
che vuol dire equilibrio ortopale, che poi in effetti è quello. Sì, parla del sistema nervoso autonomo, esatto, di cui abbiamo parlato anche in qualche video, no? Quando facciamo il nostro cat-cow nelle routine yoga per andare a riequilibrare, e noi che siamo in menopausa sappiamo benissimo che il nostro sistema nervoso autonomo, quindi simpatico e parasimpatico, sono veramente un po' in tilt, anche uno dei motivi per cui oltre agli ormoni... Certo, adesso parlando appunto, passando al discorso stress, per dire... Non anticipare le domande che ti devo fare dopo. Ok, no, era solo per dire che ho coniato un termine carino, che è quello di bilanciologia. Sì. In effetti è come se fosse una disciplina che studia il bilancio del corpo. Cioè tutto quello che... E da una parte è il contrario, da una parte è il contrario, ma niente è da una parte è il contrario. Certo. Tutto è sinergico antagonista. Certo, quindi c'è simpatico e parasimpatico, c'è il cortisolo, la melatonina e così via. Certo, andare avanti. Certo. Cioè tutto questo non deve essere soppresso, ma deve essere riequilibrato. È un po' quando si parla, no, di collagene, voi sapete, no? Collagene, sintesi, metalloproteasi, quindi c'è tutto questo. Uno che distrugge, un altro che costruisce. E se uno prevale, purtroppo si va contro lo squilibrio. Ma andiamo avanti, e quindi è fondamentale che questo sistema fasciale sia in perfetto equilibrio. Beh, la fascia è praticamente il tessuto connettivo, costituisce più del 90% del nostro corpo, compreso l'acqua che lo contiene praticamente, che è contenuta dal tessuto connettivo. Per cui noi chiamiamo fascia genericamente per indicare tutto quello che avvolge, no? Che copre, che sepimenta, che separa, ma in realtà è fascia anche il sangue. Certo. In realtà è fascia anche l'osso, e l'osso è come se fosse una fascia densificata, calcificata, e il sangue è la fascia più fluida, più livida che c'è. Quindi noi siamo fatti fondamentalmente di quello. Il tessuto epiteliale, che penso tu abbia spiegato in qualche tuo video che cos'è. Ecco, il tessuto epiteliale è quello che noi consideriamo funzionale, quello che dà la funzione. Ma una funzione viene data solo se c'è qualcuno che ti dà gli elementi perché questa funzioni. Allora, una cosa importante che spesso mi domandano, anche parlando di fasce in termini estetici, no? Cosa può compromettere l'equilibrio delle fasce? Come ti posso rispondere in 2 minuti? Secondo la tua esperienza ormai trentennale, quali sono le cose più frequenti che puoi incontrare? Poi certo, beh, ognuno ha... Almeno tre, ce ne sono tantissime, mettiamone tre. Sì. Io al primo posto metto sicuramente lo stress fisico e psichico, sì. Non c'è niente da fare perché le fasce... E le grandi celle sappiamo esattamente. Ecco, perché le fasce sono assolutamente sensibili a quello che è lo stress fisico, ma soprattutto lo stress psichico, perché lo stress psichico agisce sul corpo attraverso tutta una serie di meccanismi, di tipo... Che casomai spiegheremo anche in un video specifico. Sì, neuroormonale. Ebbene, attraverso tutti questi meccanismi di tipo neuroormonale e di quella natura lì, la fascia risente di tutto quello che sono gli stress esterni, interni e esterni. E poi ovviamente tutta una serie di fattori legati al tipo di alimentazione, alla sedentarietà, all'attività fisica. Le fasce hanno bisogno di essere nutrite bene, di avere la giusta attività fisica, di essere allungate nella maniera corretta, perché l'allungamento gli permette di esplicare quella che è una delle funzioni più importanti, quella delle fasce, quella di far scorrere liquidi e tutto quello che in qualche maniera ricopre. Tutti i processi metabolici, certo. E tutti i processi metabolici, certo. Bene. E come facciamo, visto che i fattori, le cause di squilibrio di questa fascia, no, possono essere diverse, come facciamo a sapere esattamente nel caso nostro, tipo io mi accorgo, vado dall'osteopata, faccio una prima visita e mi accorgo, è l'osteopata che in base a tutta una diagnosi, in base a una seduta di osteopatica, vede che ci sono degli squilibri. Che tipo, cioè cosa, come faccio a sapere esattamente che cosa sta disturbando il mio sistema fasciale? Beh, anzitutto noi partiamo sempre, come si fa in medicina, da un'accurata anamnesi. È la prima cosa. Io devo sapere, se tu vieni da me, la mia prima seduta non è che io ti tratto subito, o anche magari sì, ti posso cominciare a fare qualcosa anche sul corpo, però già parliamo tanto, io devo sapere il più possibile cose, come dire, chiavi importanti della tua vita. Noi usiamo un termine molto carino che si chiama patobiografia, cioè che sarebbe la biografia di tutto il percorso patologico che tu hai avuto, quindi devo sapere come sei nata, come sei stata allattata, quando è avvenuto il momento che hai camminato, i traumi che ci sono stati fisici e psichici nella tua vita, il tuo menarca, cioè quando c'è stata la prima mestruazione, come sono state messe, e così via.
Cioè, noi siamo lontane tutte dalla premestruazione. Ok, quindi, quindi la menopausa... Quando siamo andati in menopausa. Bene, la menopausa è uno degli argomenti di cui sto occupando maggiormente in questo momento. Certo. Perché appunto una cosa è l'osteopata, una cosa è il medico che fa... integrato che fa l'osteopatia, cioè abbiamo un'arma in più, di poter capire meglio. Ecco, guarda, hai introdotto proprio un argomento interessante, perché quello che è nato da poco il mio canale Martina Provision Specialist, dove ci saranno tutti i miei interventi sul corpo, quindi le mie routine, studiando l'invecchiamento vedo che c'è una relazione davvero, davvero importante tra le fasce e l'invecchiamento. Quindi quando si parla di ritrazione fasciale, di rigidità della fascia, di mancanza di scorrimento, di tutti questi fattori, il corpo invecchia prima, invecchia peggio. Certo. È così. Ma quindi, voglio dire, che cosa vuol dire invecchiare? Sicuramente il tessuto connettivo al primo. Cioè, le cause di invecchiamento sono tante. Se voi andate in giro, leggete libri, andate sul web, troverete tante cause, ma la cosa principale è la disidratazione. Cioè la mancanza di fluido nel corpo che possa essere utilizzato dalla fascia per far scorrere i tessuti tra di loro. Lo scorrimento permette ai visceri di funzionare, permette al cervello di ragionare, permette al cuore di battere in maniera corretta, ma la pelle, quello che noi chiamiamo invecchiamento, poi alla fine è sulla cute, no? Una delle cose di cui ti occupi maggiormente tu. Che è la prima che si vede, però la prima che si vede è uno specchio di qualcosa che succede all'interno. Quello e che quello che succede all'interno è soprattutto l'invecchiamento del tessuto connettivo, che avviene perché i fluidi si riducono, il collagene si irrigidisce, invece di essere, perché ci sono vari tipi di collagene, invece di essere più di tipo 1 o 2, comincia a diventare tipo 6, 7, cioè diventa fibrotico. La fibrosi è una risposta non positiva, perché favorisce poi anche malattie più gravi, perché la mancanza di scorrimento poi può addirittura favorire delle degenerazioni di tipo tumorale anche, quindi stiamo attenti, l'invecchiamento non è da prendere alla leggera, bisogna cercare di non invecchiare, perché non è possibile, possiamo anche vivere fino a 120 anni, però non dobbiamo vivere fino a 120 anni come delle cartapecore. Certo. No. La stessa cosa che noi vediamo nella cute, che diventa rigida, che diventa poco funzionale, disidratata, elastica, immaginate che lo stessa sorta di connettivo avvolge il nostro fegato, il nostro intestino, i nostri polmoni, i nostri muscoli, le ossa. Quindi quando io parlo... E vengono nutrite poi. Certo, quindi questo avvizzimento fa sì che poi non arrivi sangue, no? E ossigeno. Certo. Quindi quando noi facciamo le nostre tecniche, oppure quando un osteopata fa delle manipolazioni, o quando migliora anche con l'integrazione, con la nutrizione, con un corretto stile di vita, va a migliorare tutto dall'interno, e noi altrettanto facciamo dall'esterno, penso sia la chiave per invecchiare bene, che non vuol dire non invecchiare, ma vuol dire... Tutto quello che è manualità del corpo, manipolazione del corpo, compreso il massaggio, compreso la sauna, tutto quello che in qualche maniera fa bene al nostro soma, la parte esterna, fa bene alla parte interna. Perché se soma, se il soma funziona bene, se il soma è ben mantenuto, tutto dentro funziona perfettamente. Certo. Se io ho una disbiosi intestinale, poi magari di questo, se voi ne parleremo un'altra volta, la disbiosi oggi è l'argomento principe di cui si riempiono la bocca un po' tutti, ma bisogna chiarire bene che cos'è. Ecco, lo faremo. Io ora penso siamo due chiacchieroni, non so se ve ne siete accorti. E poi voglio dire una cosa, guardateci, non siamo dei cattivi esempi, di invecchiamento. Grazie, è vero, lui è il più grande, di me, il più grande, non diciamo poi tanto. Poi glielo diciamo, altro. Però ecco, oggi vi abbiamo fatto un po' una macro panoramica di quelli che sono gli argomenti che possiamo trattare con il dottor Antonio Luise. Per ora vi salutiamo, spero sia stato utile. Ciao, buona serata. Un abbraccio a tutti.